Buonasera, buonanotte cari amici di Rai Uno Cinematografo, il cinema in televisione. Sono 9 i film usciti venerdì nelle sale. Sentiamo l'attore di un film uscito venerdì nelle sale, sto parlando ovviamente... Si presenta lei agli amici di Rai Uno? Sì, benissimo, mi chiamo Roberto Visconti. Ecco, lei fa l'attore? Sì. Per scelta, per caso o per necessità? È stata una scelta. È stata una scelta. L'ho fatto giovanissimo. Una scelta razionale, premeditata, voluta. Lucida, lucida. E l'Oscar è per lei che cosa? L'ho mancato probabilmente, forse, però spero per che... Ora, per ora, chissà, siamo in nottata giusta, come si suol dire. Un regista invece, La notte degli Oscar, Mauro Curreri. La notte degli Oscar è il sogno di tutti coloro che lavorano in un film, quindi per il regista sicuramente è l'apice, direi proprio il punto di culmine di quello che potrebbe essere un arrivo, un grande arrivo. Gli eroi di... Abbiamo il regista e l'attore Buzzolana, lei lo ha visto, l'unico critico che ha visto, sto parlando degli eroi di... Podrute. Preparato? Ti è piaciuto? Ho visto il film, insomma. Allora, come molti italiani, era tra coloro che avevano un po' dimenticato il fatto storico a cui si ispira il film, cioè nel 1992 alcuni soldati italiani in missione di pace nella ex Jugoslavia, su un aereo completamente dipinto di bianco, cioè aereo disarmato, eccetera, vengono abbattuti da un MiG dell'aviazione di Belgrado. Questa è la storia non tanto del fatto militare, di ciò che è accaduto in quel 7 gennaio del 1992, quanto... il film ha intenzione di raccontare gli uomini, i loro rapporti, il loro matrimonio, la loro famiglia, le loro amicizie, i giorni che precedono questo terribile evento. Questo è uno dei fatti per cui il film andava fatto in qualche modo, cioè una cosa da ricordare in quanto era stata dimenticata, come altre cose della ex Jugoslavia sono state dimenticate. Sul film devo dire io ho qualche riserva, cioè secondo me ha due limiti fondamentali. Il primo è quello di essere molto lungo, molto diluito. Quindi molto lungo e poi? E il secondo, secondo me, il secondo limite è il fatto di aver scelto un registro di recitazione, di interpretazione molto teatrale, che funziona, l'interpretazione di Visconti è decisamente convincente. Ecco, stavo per chiederle proprio l'interpretazione di Affiancato però a una... impostazione registica molto ricostruttiva, nei particolari, tentando di ricreare la somiglianza, in qualche modo di riambientare il film. Ecco, in sentiamo il regista. Sentito. Queste due cose secondo me contraddicono lo stile resta a volte un po', come dire, poco convinto e poco convincente. Mauro Curreri. Sì, ha azzeccato abbastanza la struttura del film. Direi che in linea massima sì, il mio obiettivo era proprio quello di ricostruire al dettaglio, quindi addirittura con la somiglianza degli attori, no? Quindi dei protagonisti veri, questa cosa. In realtà io ho cercato di fare evidenziare dei valori, che sono i valori odierni e sono i valori di quelle persone, in questo caso militari, che vanno in missione smilitarizzati, perché erano così, con l'obiettivo di aiutare gli altri e donare in certo senso quello che era di loro agli altri. Allora, il messaggio è estremamente complesso, cioè la struttura del film è da vedere e da guardare con estrema attenzione, perché ha diversi capitoli che portano diciamo l'utente, il telespettatore, a fare un viaggio che parte con entusiasmo e poi finisce in tragedia, purtroppo. È piaciuto il ruolo che ha interpretato? Insomma, si è sentito bene nella parte? No, l'ho trovato molto interessante perché mi ha toccato comunque umanamente. E il fatto è che questa è una storia che riguarda questo paese, che questo paese ha dimenticato, ma è raccontata secondo me, io il critico potrebbe essere anche non d'accordo, non lo so. Comunque mi è sembrato interessante perché è privo di retorica rispetto ai fatti che purtroppo... Quindi un racconto snello, asciutto. Sì, diciamo, nel senso che è interessante da questo punto di vista, sì. Lei, Curreri, con il pubblico come è messo? Dopo aver sentito anche quello che ha detto il critico allora, Buzzolana. Allora, io sto lavorando nell'innovazione, nel senso che il film in questo caso appunto è in fase di uscita, tramite un digital network che è nato tra l'altro dal centro sperimentale RAI, che appunto ha permesso e sta permettendo a
produzioni indipendenti, anche con qualche difficoltà a livello distributivo, in questo caso... Quindi lei per ora non può ancora confrontarsi con il pubblico? Non posso farlo perché ho notizie a giorni, uno o due giorni fa... Ma teme di più il pubblico o teme di più i critici, per quanto riguarda i giudizi? Sono molto franco. Deve esserlo, se vuole. Le dico la verità, non temo né il pubblico né la critica, sono contento della loro esistenza perché noi non esisteremmo. Devo dire che il film, allora, quando è stato presentato al Festival di Venezia, quindi alla 63esima edizione, ha avuto un grandissimo riscontro. E questo già è un buon inizio. E questo direi che è un ottimo inizio. Anche se poi forse il pubblico dei festival è un po' diverso dal pubblico che va... Sì, sale. Devo dire che pur essendo un docufiction, come categoria, in realtà è un film aperto alla famiglia. Ribadisco i valori che sono all'interno del film, con comunque un finale a sorpresa. Che... Hotel Bound! E ricordate che Cinematografo è l'unico appuntamento di cinema in televisione. Ancora buonanotte, su Rai 1 ovviamente. Smile without a reason why. Perché lo vuol sapere? Silenzio, per favore! Un saluto cinematografo.